Adesso benediciamo tutta quest'aula in modo che entriamo in un clima di preghiera più profonda. Liberiamoci da tutto ciò che ci turba. Mettiamo in fuga tutto ciò che esce dal di dentro e inquina o penetra dal di fuori e vuole disturbare la nostra preghiera. Salga a te, Signore, come incenso la mia preghiera, come al Tempio di Gerusalemme, con la tua presenza. Tutto il Tempio fu riempito di fumo, era la tua presenza, così, o Signore, questo fumo della tua presenza, questo incenso odoroso della tua presenza, riempie questo santo Tempio e ci mette tutti in clima di preghiera, in modo che tutti possiamo cantare con i serafini: Santo, Santo, Santo è il Signore Dio degli eserciti. Ascolta, Padre, la nostra preghiera e la preghiera degli angeli che hai mandato qui attorno, perché custodiscano i tuoi figli pellegrini in questo mondo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Celebriamo così la messa in onore della Madonna. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo, secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e conoscenti. Ma avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché sei fatto così? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero le sue parole. Maria conservava tutte queste parole dentro il suo cuore. È parola del Signore. Ecco, nella Santa Liturgia abbiamo 2 parole del Signore, quella del Vangelo di Giacomo, quello cioè della lettera di Giacomo, e quella del Vangelo di Luca. Maria conserva le parole di Gesù dentro il suo cuore. Maria si erge davanti a noi come la donna silenziosa. Avevi le mani operose, la bocca silenziosa. Ma il cuore era pieno della parola di Dio. Nella prima lettura l'Apostolo Giacomo ci parla della lingua. La lingua che è un piccolo membro eppure condiziona tutto l'uomo. Dalla lingua esce il bene ed esce il male. La lingua è una piccola cosa,
in confronto alle altre membra, eppure quanto bene e quanto danno fa la lingua. È un fuoco acceso, la lingua, in tante bocche, e prende il fuoco, dice l'Apostolo, dalla Geenna, è il fuoco infernale che esce dalla bocca dell'uomo. E cioè la lingua, quando è cattiva, quando incendia, quando uccide, prende vigore, prende il suo fuoco dalla Geenna, cioè dall'inferno. Una lingua che parla malamente, che semina morte, che semina dissidi, che semina errori, che semina male, è una lingua infernale, cioè è l'inferno, la Geenna che si manifesta nella bocca dell'uomo. Per cui la bocca dell'uomo diventa la bocca dell'inferno, o come dice ancora la scrittura, un sepolcro aperto. Quando si apre un sepolcro si ha la carne putrefatta e c'è un fetore nauseante. Così è la lingua, così è la bocca di chi parla male. È un sepolcro aperto oppure la bocca dell'inferno che semina morte. Di qui l'avvertimento dell'Apostolo di guidare la lingua. La lingua può fare bene e può fare male. Con la stessa bocca noi benediciamo Dio, con la stessa bocca malediciamo l'uomo fatto all'immagine di Dio. Ogni male proviene dalla lingua. E conclude l'Apostolo che chi sa bene frenare la lingua è uomo perfetto, ma chi non sa frenare la lingua, costui ha ancora molto da faticare e è lontano dalla perfezione cristiana. Qual è il male che fa la lingua e qual è il bene che fa la lingua? Con la lingua possiamo fare tanto male. Vi dicevo all'inizio che la nostra lingua deve manifestare quello che noi abbiamo nel cuore. E se nel cuore noi abbiamo amarezza, abbiamo cattiveria, la lingua manifesterà la cattiveria e l'amarezza. È una sorgente di acqua amara. Quando vedete parlare un uomo malamente, quell'uomo è cattivo nel cuore, lo dice la scrittura. È dalla lingua che io ti conosco. Se la tua lingua getta acqua amara, se la tua lingua dice il male del prossimo, se la tua lingua semina discordia, puntualizza il male, tra tanto bene c'è anche il male, ma la lingua puntualizza il male, in un uomo c'è il bene e il male, e la lingua vede e puntualizza il male. Quando dalla lingua si erutta tutto ciò che c'è di cattivo, il livore, l'astio, il rancore, l'odio, quella lingua prende quel fuoco dall'inferno, è il diavolo che parla in lui, è il diavolo che mette sulla sua bocca quelle parole, ossia quel fuoco della Geenna. E noi con la lingua dice
l'Apostolo, possiamo seminare tanto male. È come un accendino. Che cosa è un fiammifero in una foresta? Un fiammifero è niente, eppure può incendiare una foresta. E allora conserviamo la lingua per il bene e non per il male. La lingua deve lodare Dio e deve lodare il prossimo. La lingua deve annunciare il bene, mettere cioè in chiaro il bene, il bello e il vero. Quando la lingua dice menzogne, dice calunnie, quella lingua è diabolica. Perché è diabolica? Perché la calunnia, o perché il falso, l'errore, anche dogmatico, viene dal maligno. Ce lo dice Gesù. La tua bocca dica sì, sì, no, no. Tutto il resto viene dal maligno. Quante volte la nostra bocca parla, ma è il maligno che parla per la nostra bocca e semina discordie, male, divisioni, semina ogni sorta di male, per cui si può incendiare anche una foresta. In una famiglia una lingua malevola può creare disordine. In un gruppo basta una lingua cattiva per creare incendi, per seminare male. Ci sono quelli che hanno gli occhi appuntiti sul male, lo vanno cercando con gli occhi, lo immagazzinano nel cuore e il diavolo forge le parole e poi la lingua erutta ed ecco il male. Basta una lingua per rovinare un gruppo, per rovinare una comunità, per rovinare una persona per tutta la vita. Ecco la potenza della lingua cattiva. Può distruggere una vita, può distruggere una comunità, può distruggere una città, può distruggere una nazione. Ecco la potenza della lingua malvagia. Quando è dominata dalla falsità, quando è dominata dall'odio. E allora, fratelli e sorelle, sorvegliamo la lingua. E chiediamo al Signore questa mattina la purificazione delle nostre labbra. Dobbiamo purificare le labbra coi carboni ardenti, coi carboni che ardono sotto il trono di Dio. Chiediamo al Serafino, l'angelo del Signore, che con le molle prenda un carbone ardente e lo metta sulla nostra bocca, sulle nostre labbra. Diceva il profeta Isaia: povero me, io mi trovo con le labbra impure in mezzo a un popolo delle labbra impure. Ed ecco l'angelo prende il carbone ardente sotto il trono di Dio, brucia le labbra e poi dice: adesso le tue labbra sono pure e tu puoi compiere la tua missione, puoi annunziare la parola di Dio. Abbiamo un po' tutti bisogno di questo fuoco ardente che purifichi le nostre labbra, perché le nostre labbra possano annunziare la parola di Dio, che è parola che edifica, parola che sana, parola che contiene la verità e contiene l'amore e contiene la bellezza. Dalla nostra lingua
deve uscire soltanto ciò che è bello, ciò che è buono, ciò che è vero. Quando non c'è una cosa che sia bella, o sia buona, o non sia vera, non deve essere oggetto della nostra lingua, della nostra parola, perché tutto ciò che è buono, bello e vero scende dal cielo, e tutto ciò che è brutto, che è falso, che è cattivo, viene dalla Geenna, ce lo dice la scrittura. Ecco, la stessa bocca può benedire e può maledire, può essere strumento di Satana e strumento di Dio. Anche senza accorgercene, Satana può parlare per la nostra bocca. Quando produce male, è il maligno che parla. Non siamo noi, è il maligno. Anche Pietro, che voleva persuadere Gesù di non andare a patire, diventò bocca di Satana. Dopo che era diventato poco tempo prima, pochi minuti prima, bocca di Dio, non la carne e il sangue te l'hanno rivelato Pietro, ma il Padre mio che sta nei cieli. Aveva confessato la divinità di Gesù e quella bocca era la bocca della verità, la bocca di Dio. Poi aveva cercato di dissuadere Gesù dalla passione ed era Satana che parlava per bocca di lui. Ed era un uomo buono. Stiamo molto vigilanti perché non salga dalla Geenna la nostra parola, ma scenda dall'alto, scenda dal Verbo di Dio che è parola, la parola che noi diciamo. Quando non possiamo parlare, tacciamo e parliamo con Dio. Impariamo due cose, ed è questa mattina che il Signore ci dice di imparare queste due cose, imparare a parlare e imparare a tacere. Imparare a tacere innanzitutto. La Madonna si presenta a noi come esempio meraviglioso del silenzio. Noi siamo abituati a parlare sempre. La nostra lingua alle volte è una ruota. Parliamo continuamente, continuamente, continuamente. Siamo un mulino a vento che è sempre in rotazione. E macina, 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 frumento. Dice la scrittura che quando uno parla molto già è stolto, perché il multiloquio abbonda sulla bocca dello stolto, mentre il sapiente, il saggio, dice poche parole. E poi dice la scrittura che nel molto parlare qualche peccato sempre ci scappa, per cui chi parla molto sempre dirà qualche cosa che è peccato. Punto è la scrittura che ce lo dice, che nel molto parlare non manca il peccato. E allora è buona cosa non parlare molto, perché dove più dove meno, o prima o dopo, ci esce il peccato. Imparare a tacere, come diceva Gesù, il tuo parlare sia sì, sì, no, no. Il resto viene dal maligno. E dice ancora la scrittura, è Gesù che lo dice, di ogni parola oziosa dovete rendere conto a Dio. Si tratta di parole oziose. Parole oziose.
dobbiamo rendere conto a Dio di ogni parola oziosa, cioè non assennata, non necessaria, non opportuna. Dobbiamo rendere conto a Dio. Quando poi la lingua va contro il prossimo, le rende la verità o la carità, allora si incorre nel pericolo di andare nella Geenna, all'inferno. Gesù è molto severo con i peccati di lingua. Ecco, perdona facilmente gli altri peccati. È indulgente con i peccati della debolezza umana. Ma quando si tratta della lingua, Gesù è giustiziere. Chi parla male del prossimo è sottomesso al giudizio. Chi poi dovesse dire al fratello raca, cioè disgraziato, oppure altra parolaccia che lo offenda gravemente, va all'inferno, è degno dell'inferno. Noi siamo molto, ma molto superficiali a riguardo. Ecco perché siamo seminatori di morte senza che ce ne accorgiamo. Chi conturba gravemente il prossimo con la propria lingua incorre nel giudizio di Dio. Soprattutto quando noi facciamo due peccati. Il peccato nella calunnia. La calunnia si ha quando noi diciamo il falso del prossimo. O non siamo sicuri di qualche cosa e lo diciamo come sicura. Oppure quando aumentiamo talmente una cosa che diventa un'altra cosa. Quella è calunnia. C'è la parvenza della verità o c'è una piccola verità, ma noi la ingigantiamo tanto, la montiamo tanto, che diventa una grande cosa. E allora diventa calunnia. E la calunnia è peccato mortale. La calunnia che fa male al prossimo è peccato mortale. Peccato contro la verità e contro la carità. La denigrazione, quando un uomo denigra un altro su una cosa vera, è diversa dalla calunnia. Io so una cosa vera del mio prossimo e la dico ad altri, è peccato mortale. Si va all'inferno. Io ho visto una cosa brutta e soltanto io l'ho vista. Se io dico e paleso ad altri quello che ho visto e così denigro il prossimo, è peccato mortale. E fa peccato mortale chi ascolta, chi volentieri ascolta, chi domanda, chi chiede, chi volentieri alimenta questo parlare cattivo. Fa peccato mortale chi parla, fa peccato mortale chi ascolta. E se vi accostate alla comunione con questo peccato, fate sacrilegio, peccato su peccato. Dico queste cose per mettervi sull'avviso, perché possiamo raccogliere peccati nella nostra coscienza senza accorgercene. Quando manchiamo gravemente contro la verità o contro la carità, noi siamo rei davanti a Dio e davanti al prossimo, perché il prossimo ha diritto alla stima degli altri, ha diritto ad essere così riverito dagli altri, anche quando fa male, purché non sia un male pubblico. E se io denigro il prossimo, se tanto più io calunnio il prossimo, è meglio che mi levi di mezzo per non fare questo male. Quando poi io con la lingua do scandalo,
soprattutto ai più piccoli, agli ignari. Allora vale la parola di Gesù: chi scandalizza il prossimo, soprattutto quelli che credono in me, è meglio per lui che si appenda al collo una macina da mulino e si vada a buttare a mare, in modo da non venire più a galla e si tolga questa feccia dalla faccia della terra. Ecco, Gesù sapeva dire anche parole dure quando si tratta appunto della lingua, perché la lingua ci è stata data per annunciare il bene, per annunciare il vero, per mettere in risalto le cose belle. La lingua è strumento di verità e di bontà. Nella lingua è la parola, e la parola è il verbo di Dio. Il Signore ci ha comunicato la parola perché noi riflettiamo attraverso la parola colui che è. Noi dobbiamo coniugare con la nostra lingua la parola, che è il verbo di Dio, e il verbo di Dio è verità, bellezza, bontà. Dobbiamo perciò imparare a parlare. E siccome facilmente eccediamo, ecco che dobbiamo mortificare la lingua. Si suol dire: pensa la cosa prima che la fai, che bella sai. Però prima di dire una parola dobbiamo meditarla molte volte, perché tante volte la parola non è opportuna. Bisogna imparare così a parlare al momento opportuno, annunciare Dio, annunciare la verità, annunciare l'amore, manifestare le cose belle, perché gli uomini siano edificati. Impariamo a parlare, ma per imparare a parlare bisogna imparare a tacere. Chi non sa tacere non può mai parlare bene. Imparare a tacere. La parola di Dio deve essere maturata dentro il nostro cuore, deve essere bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Dall'invidia, dalla gelosia, dalla rivalità, tutto questo male che è dentro il nostro cuore, ecco che si pronunzia, si affaccia, si manifesta in parola. E allora dobbiamo mettere un freno, un morso alla nostra lingua, per non fare udire una parola che provenga dal profondo del cuore esacerbato, o provenga dall'invidia, dalla gelosia, dal rancore, dall'odio e da qualunque altro male che coviamo nel cuore. Perché dice la scrittura: dall'abbondanza del cuore parla la bocca. Il testo latino è questo: ex abundantia cordis os loquitur. È dall'abbondanza del cuore che parla la bocca, e dalla bocca si conosce l'abbondanza del cuore. Se tu parli sempre male, nel cuore hai il male. Se tu denunci sempre male, 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 il tuo cuore è pieno di iniquità. Riceviamo una parola e ne diciamo 100, nel cuore si sviluppa l'odio contro chi si fa del male. Ecco l'esempio di Cristo: maltrattato si lasciò umiliare, era il figlio di Dio, non aprì la sua bocca, era come agnello condotto al macello,
veniva condotto al macello ed era muto, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. Gli levavano la lana e taceva. Egli non aprì la sua bocca. O Signore Gesù, vogliamo prendere esempio da te e da Maria nostra madre. Signore, ti chiediamo di imparare a tacere e di aprire la bocca al momento opportuno per annunciare la tua gloria, le tue meraviglie, per invitare gli uomini a lodarti e a benedirti. Dio ha voluto Maria Santissima, Madre del suo Figlio, piena di ogni grazia e benedizione. Preghiamo perché renda partecipe di questa ricchezza la Chiesa e l'umanità intera. Diciamo assieme, benedice il tuo popolo, Signore. Benedice il tuo popolo, Signore. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché accolga in sé, come la Vergine Maria, la parola di salvezza e generi a vita nuova quelli che Dio ha chiamato, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per la pace e la giustizia nella comunità umana, perché siano abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di bene gli affamati, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per tutti i credenti in Cristo, perché Maria li aiuti, come agli inizi della Chiesa, a formare un cor solo e un'anima sola, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per i consacrati al Regno di Dio, perché vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con cui Maria si offrì al servizio del Signore, preghiamo. Benedici il tuo popolo, Signore. Per noi qui presenti, perché crediamo senza riserve all'adempimento della parola di Dio e progrediamo nel cammino della fede, preghiamo. Ascolto, Padre Santo, queste nostre preghiere che adesso ti presentiamo per i fratelli infermi e ti chiediamo per intercessione di Maria, nostra Madre, di esaudirle. Ecco, Signore, ti presentiamo tutte queste care persone, una per una. Essi hanno deposto le loro suppliche qui sui cestini. Poi ci sono i fogli scritti che sul momento non abbiamo sull'altare. Signore, ti presentiamo tutte queste care persone e ti chiediamo per tutte queste persone la guarigione dell'anima e del corpo. Ti chiediamo, Signore, la purificazione interiore, la purificazione del cuore, la purificazione della lingua. E ti chiediamo, Signore, di guarire anche i corpi. Ci sono tante persone ammalate. Ci sono qui elenco di persone che chiedono lavoro, che chiedono sistemazione, persone che chiedono conversione, chiedono consolazione, persone che chiedono la guarigione fisica, persone che chiedono la guarigione spirituale. O Signore, noi ti ripresentiamo tutte, soltanto ricordiamo alcuni casi gravi. Ilaria di Monica è una bambina di un anno che si deve operare al cuore. Fabiola ha un tumore al cervello. Maddalena ha brucellosi. Signore, illumina i medici perché sappiano trovare il rimedio adatto. C'è un'altra Maddalena
che si trova a Sanremo. Gli esorcisti da 13 anni si avvicendano al suo letto di dolore. Non può essere mossa di un dito. I medici non sanno cosa fare. Ha bisogno di liberazione. Liberalo, oh Signore. Silvio Rivera è in coma. Andrea. Ha bisogno di ha una grave disfunzione. Pino di Catania si trova con l'occhio sinistro gravemente ammalato. Gianna ha bisogno di liberazione spirituale. Francesco ha un tumore al polmone. Eleonora ha bisogno di conversione e di guarigione fisica. Yolanda ha disturbi gravi, è molto depressa e ha bisogno di liberazione. Giuseppe è un bambino di 4 mesi, ha gravi problemi circolatori. Stefano di Roma ha un tumore all'intestino. Carmelo di Palermo ha calcoli renali. Roberto di Bologna è ricoverato per un male ai polmoni. Antonina d'Altovonte ha subito 4 operazioni e un mese fa è stato operato alla tiroide. Almira ha un tumore alla gola. Filippa un'ernia allo stomaco. Enrica un tumore al fegato. Carmelo è ricoverato all'ospedale perché è in gravi condizioni. Benedetto ha il diabete molto alto. Giuseppe deve essere operato al cuore. Signore, ti presentiamo tutti questi cari fratelli che sono in grave necessità. Ti presentiamo tutti noi, tutti i nostri cari, tutta la nostra città ammalata, e ti diciamo: guarisci, o Signore, libera, o Signore. Cantiamo Uomo di Galilea. Uomo di Galilea. Di medicina alla persona che ha la brucellosi, che abbiamo raccomandato nelle preghiere dei fedeli. Il Signore tocca in questo momento fisicamente la lingua di alcune persone, la quale brucia, è il fuoco dello Spirito che scende in questo momento, il fuoco ardente sulla lingua di alcune persone.
Chi si sente bruciare la lingua in questo momento sappia che è il Signore che sta bruciando le scorie dentro il cuore di queste persone e purificherà il parlare di queste persone. Sono parecchie persone che sentono la lingua bruciare in questo momento. Chi si sente bruciare la lingua e si vuole sfacciare, alzi la mano. 1, 2, 3, ma ce ne sono ancora di più. Ci sono per almeno una decina di persone che si sentono bruciare la lingua. 4, 5, 6, 7, 8, 9, bene, 10, bene. Allora terminiamo con questo testo dei tanti indicati. È un testo pratico. E allora che cosa dobbiamo fare? E il Signore ci risponde. Bando dunque alla menzogna. Dite ciascuno la verità al proprio prossimo, perché siamo membri gli uni degli altri. Nell'ira non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone che possono servire per la necessità e l'edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnate per il giorno della redenzione. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonando la vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Bene, è parola di Dio in Efesini.